L'Aquila legge Dante è un progetto promosso dal Comune dell'Aquila in occasione del 700° anniversario della morte del padre della lingua italiana. Da lunedì 7 giugno e sino al 14 settembre, anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, ogni giorno sulle pagine social dell'ente verranno condivisi dei video in cui cittadini, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo dell'università e della ricerca, della scuola, intellettuali legati alla città, leggeranno estratti della Divina Commedia per un totale di 100 letture, tanti quanti sono i canti dell'opera. Al progetto hanno aderito nomi noti del mondo artistico, politico e dell'informazione, come l'ex sottosegretario Gianni Letta, l'artista Simone Cristicchi, che sarà anche la voce narrante, o la cantante Simona Molinari. Il progetto è stato messo in piedi grazie alla collaborazione con le istituzioni locali di base individuate con avviso pubblico, che sono, ricordo, Abruzzo Danza e Spettacolo, Brucaliffo e Guastafeste, Anima Immersa, Teatrabile, L'Aquila Danza e Teatro dei 99. La lettura dei canti verrà ambientata in luoghi molto significativi della città. Ci sarà la voce narrante di Simone Cristicchi a raccontare ogni singolo canto e servirà intanto perché una città come l'Aquila non poteva non celebrare il personaggio della letteratura più importante della storia italiana, che secondo alcuni era presente anche all'incoronazione di Papa Celestino V in Santa Maria di Colle Maggio, e serve anche per includere le giovani generazioni in questo progetto e farli innamorare della Divina Commedia, che è un'opera straordinaria, la più grande in assoluto mai scritta. E poi mi piace ricordare il coinvolgimento delle associazioni culturali di base, che noi abbiamo selezionato attraverso un avviso e che collaboreranno con l'amministrazione comunale e con essi anche tutte le istituzioni pubbliche e non, che si sono messe a disposizione individuando dei loro rappresentanti proprio a leggere i canti. Iniziativa che si pone in continuità rispetto al progetto della candidatura della città Capitale Italiana della Cultura 2020. Nel logo dell'iniziativa c'è la saetta, simbolo della candidatura, accanto al viso del sommo poeta. L'ideatore del progetto con il sindaco è Carlo Ferdinando De Nardis.